Ciao a tutti amici e benvenuti in questa nuovissima puntata di Medieval Dynasty, cioè la dinastia medievale. Come al solito io sono Morush, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Amici, non perdiamo tempo, andiamo subito in game. Vi ricordo solamente di supportare questo canale con un bel mi piace, è importantissimo se volete far andare avanti la serie, se volete supportare questo canale che non prende neanche un euro, è uno dei pochi che non prende nulla, forse l'unico a questo punto che non prende nulla. Supportatelo con un bel mi piace, facilissimo, è sotto nel video, lasciate un bel mi piace, un commento e una condivisione, iscriviti al canale, anche tu che non sei iscritto al canale, iscriviti al canale, attiva la campanella e lascia un mi piace, mi raccomando. Vi ricordo la pagina Instagram, la pagina Facebook, il gruppo Telegram, tutti i link in descrizione, compresa la playlist di questa fantastica serie. Detto questo, direi di andare subito in game. Ed eccoci in game, amici, e buona dinastia! Qualcuno di voi l'ha scritto, mi è piaciuto come saluto, eccezionale. Quindi andiamo e siamo subito in game e andiamo a vedere quello che dobbiamo fare. Nella scorsa puntata abbiamo finalmente conquistato, non ancora conquistato, ma in realtà il 100% di affetto Erwina che sta arrivando. Eccola qua, deve attraversare qua, penso, da questa parte qua e arriverà al nostro villaggio. E di lì dobbiamo costruire, di lì, cioè di qua, per la precisione, da quel problema lì, non riesco neanche a parlare, ma va bene, dobbiamo costruire una casa per lei, che poi diventerà anche la casa per qualcun altro. Perché? Perché non possiamo ancora portarla a casa nostra finché non la sposiamo. Ora, vedremo di farlo in questa puntata se riesco. Mi avete scritto nei commenti, mi avete ricordato cosa fare e in realtà la scorsa puntata ho provato ma non ha funzionato, ma magari deve passare un po' di tempo. Vediamo questa cosa qua. Andiamo a vedere nel diario. L'intraprendenza, legnaia, pozzo e laboratorio sono i tre prossimi edifici che dobbiamo costruire, con un piccolo problema. Il pozzo non possiamo ancora farlo, ma gli altri sì. Facciamoli in questa puntata. Poi la storia di Halloween. Dobbiamo andare a parlare con Halloween, è finalmente estate. Ok, sono riuscito a risolvere il problema di Halloween con la piccola Dalebor. Mi ha dato un po' di pane come ringraziamento, l'odore è buonissimo, scommetto che il sapore è anche meglio. Vediamo cosa vuole Halloween. Ma non solo. Unigost, e tra l'altro vi faccio notare che questo anni rimasti 5, quindi non è come l'altro che 17, è 5. Quindi ti dice fai prima questo, quantomeno stagli dietro di più. La storia di Unigost, dobbiamo andare a parlare con Kestrel, che è ubriaca fradicio, a portargli la pozione della sobrietà che siamo riusciti a trovare. Quindi abbiamo veramente un sacco di cose da fare. Prima di tutto siamo qua nel nostro bel villaggio, e a questo punto direi di tagliare gli alberi e costruire un'altra casa tipo quella, esattamente qua. Cosa che ci serve subito, così almeno diamo subito una casa alla nostra amata che non prende malus, che come vedete dalla gestione lei è al meno 9%, invece Helmut è al 23%, il nostro cacciatore che sta cacciando benissimo. Ora la tizia lì che abbiamo preso, cavoli, l'albero quasi in testa. Ora, la tizia lì che abbiamo preso in realtà non è che sa fare tantissimo e neanche troppo bene. Se andiamo a vederla, guardate, non ha valore di 3. Però Helmut è peggio, perché guardate, estrazione mineraria caccia a 3-3. Ma lei è un po' più equilibrata. L'idea potrebbe essere quella non di mandarla a caccia perché c'è già Helmut, ma magari di andarla, non lo so, tipo attualmente ora come ora, sinceramente non saprei dove mandarla. Probabilmente, dunque, se andiamo a vedere qua, lei ha due punti su questo, diplomazia, allora o la mandiamo in agricoltura o la mandiamo a raccogliere qualcosa tipo la legna. E chi se ne frega, visto che facciamo la legnaia. È vero che a uno non tirerà su tanto, ma comunque il livello aumenta, eh? Quindi male non fa. Ora, tiriamo giù tutti gli alberi come dei degni boscaioli, dei nani boscaioli. Tiriamo giù tutti. Vai, raccogliamo subito il tronco e ci costruiamo subito la casetta per la nostra Erwina, che poi rimarrà una casa libera per altri. Tanto abbiamo visto che in poco tempo e con poco, relativamente poco sforzo, riusciamo a prendere altri. I prossimi che prendiamo invece li prendiamo esattamente. Erwina è stata una cosa a parte. Già Helmut l'abbiamo preso per la caccia,
ma tutti gli altri che prenderemo devono assolutissimamente essere ideali per il nostro villaggio, quindi con dei valori propri giusti. Ora, andiamo a fare edifici, case. Possiamo fare la casa semplice piccola, la casa semplice, quindi quella un po' più bella, diciamo quella un po' più bella, che è anche più bella grossa, tra l'altro. Potremmo farla, vediamo un po'. Allora, la mette e pianino pianino, vediamo, ecco, così. Così è bella, potremmo farla su un fianco così, di qua, leggermente, non troppo indietro, ma un po' indietro. Eccolo qua, fatemi vedere. Oh sì, perfetto, perfetto, leggermente sfasata dall'altra. Non in linea, perché? Perché non in linea? Perché voglio dare un po' di armonia al villaggio. Quindi, ad esempio, qua magari metterne un'altra in linea questa e magari un'altra ancora. E mentre qua ne mettiamo due in linea, però per così, se si riesce. Non sarebbe male. Cioè l'idea è questa. Ora sta già passando un'altra giornata. Io voglio finire di costruire questa qua assolutissimamente. Così almeno, per quanto riguarda questa, siamo a posto. E possiamo già, nella prossima giornata, andare a fare una missioncina. Allora, per fare questa, tra l'altro, possiamo modificarla un po' come vogliamo. Dunque, io metterei... Qua c'è la finestra, perfetto. Mura con finestra, io la farei di pietra. Quindi quella un po' più bella. Visto che comunque pietra e tronco ne abbiamo. Pietra non ne abbiamo più, ma dovremmo averla. Quindi facciamo quella di pietra, esattamente come quella, ma un po' più grossa. Quella ci metteremo qualcun altro, ovviamente. La nostra casa rimane... la schifezza lì per ora, ma dopo la cambieremo un po' alla volta, nelle varie puntate la cambieremo. Ora, bastone 102, forse bastoni non ne servono tanti, quello che serve tanto è pietra, e ne abbiamo uno strafottio talmente tanti che non riusciamo a muoverci, ma io un po' alla volta arriverò lì e continuerò la costruzione della casa. Allora, un colpetto qua, guardate che bella casetta. Un colpetto, tira il colpetto, ok, casa semplice, intanto vi faccio vedere, guardate qua, è arrivata Erwina, eccola qui, che però non ci caga, forse è un po' incacchiata, però lasciamola stare. Allora, Erwina assegna casa, gli diamo ovviamente la casa semplice, eccola qua. Molto bene, e quindi Erwina dovrebbe essere a posto. Andiamo a vedere le case. Abbiamo tre case, la casa semplice piccola, casa semplice piccola e la casa semplice. Dove la casa semplice c'è il tizio là, noi abbiamo le semplici... Vabbè, comunque, chi se ne frega, direi. Erwina, vuoi andare a dormire o no? No? Va bene, comunque i malus sono spariti. Ora, a questo punto, noi andiamo a dormire fino al bel prossimo giorno. Oh, ci svegliamo... Fantastico, una bellissima giornata. Eccola qua, Erwina, subito. Erwina, romance. Ti ho preso una cosa, come va bellezza? Allora, non ho mai provato l'amore così prima d'ora e mi spaventa, ma preferirei passare tutta la mia vita a vivere una paura piuttosto che tirare ancora un respiro senza di te come mia moglie. Questa qua era la frase, forse c'era anche l'altra volta, lo facciamo. Congratulazioni, ti sei dimostrato degno, ti prometto di sposarmi. Mi è reso l'uomo più felice del mondo. Ed ecco qua le nozze. Con tante persone in realtà abbiamo solo Helmut noi, ma va bene. Ma va bene uguale. Bellissimo, bellissimo. Una grande emozione. Ora, penso che lei... Sì, vada direttamente dalla qua e ci segna anche come moglie, vedete? Fantastico. Guardate, dopo in Garda, Spingarda, abbiamo Erwina. Non male. E quella casa lì è libera. Molto bene. Ora, la sua casa lì era più bella di questa casa qua, ma va bene, la miglioreremo con il tempo. Quello che dobbiamo fare adesso, assolutissimamente, e io farei al volo, a questo punto dobbiamo fare la legnaia. Quindi estrazione legnaia, ci serve il tronco, per la precisione 6 di tronco. Quindi
Iniziamo a tirare giù un altro bel alberello. Allora, la legnaia io la farei tranquillamente a fianco di questi edifici qua. Però dobbiamo fare un po' di spazio, direi. Quindi via questo assolutissimamente. E ci facciamo la legnaia. Sti cavoli, tanta roba. Comunque, vedete che un po' alla volta stiamo andando avanti velocemente nel gioco. Io sto cercando di tagliare il giusto, né di più né di meno. Qua raccogliamo. Questo perché? Perché voglio... La storia è ovviamente nuova, quindi voglio portarvela. Come anche voglio ovviamente andare avanti. Però deve esserci il giusto compromesso. Legnaia comunque. Eccola qua. Allora, andiamo a vedere, per chi non lo sa, giustamente, la legnaia cosa fa? È un tipo di edificio per l'estrazione di risorse. I lavoratori qui forniranno tronchi e bastoni, come anche legna da ardere e assi che possono essere prodotte qui. Quindi qua possiamo sostanzialmente, questa qua è la legnaia, possiamo tranquillamente fare, dire agli altri di raccogliere i tronchi, fare le assi, i bastoni al posto nostro. Allora, l'idea è quella di farla lì, però in realtà ci sarebbe posto probabilmente anche qua per farla. È tipo così, cancellando parte della strada, non sarebbe male, rimarrebbe più compatto da questa parte qua, lì ci sono gli alberi. Sapete cosa c'è? Che non è male questa cosa. Quindi, allora, tra l'altro guardate, qua c'è anche... Per cambiare velocemente avete anche questa rotella qua, tasto centrale del mouse, sostanzialmente questa, ma non è che ci interessa questa qua adesso. Quello che ci interessa invece è andare a eliminare qua, però ci serve il martello, dammi il martello, ok, distruggi, ok, possiamo distruggere direi questa, poi la rifacciamo bene. Oh, via tutte ste robe che inutili, proprio inutili. Beh, inutile no, però diciamo che comunque... Oh, via questa. Ok, ora qua via anche questa. E qua arriva qua, perfetto. Ora andiamo a mettere estrazione legnaia, eccola qua. Dunque, qua la possiamo mettere tranquillamente in linea. O quasi, eccola qua, perfetto, alla grande. Ora, qua bisogna mettere su costruisci, e su costruisci qua abbiamo un tronco qua. Ovviamente questa non abbiamo la possibilità di migliorarla come le case, però la possiamo fare subito, così. Ok, guardate, molto bella, molto molto bella. Ora, a questo punto ci serve il tronco, quindi tiriamo giù da qua un alberello, e spero che sia l'ultimo albero che tiro giù. Oh, vai, scendi. Vai, cade! Guardate, il tronco sulla casa là è immancabile nelle serie. Perché non è una mia serie se non c'è un tronco incastrato da qualche parte. Ora, vai qua. Oh, la legnaia. E abbiamo fatto anche questa. Ora, a questo punto, credo che bisogna fare assolutissimamente... le asce, almeno di pietra, e per fare le asce di pietra ci serve raccogliere un po' di pietra che tra l'altro qua in giro ho totalmente finito, perché sono andato in giro a raccogliere tutta la fottuta pietra che c'era in giro qua e non c'è più pietra qua, e il personaggio è sempre stanco da far schifo, ma va bene uguale. Ora usiamo il senso, se riusciamo a trovare, qua non ci sembra che ci siano un po' di pietre. Perché voglio fare un bel po' di asce. Come cavolo si dice? Asce o asce? Ma in ogni caso avete capito. Sostanzialmente ne voglio fare un po'. Un po' perché vanno messe lì le asce. Forse anche qualcos'altro, non lo so. Poi vorrei fare magari anche qualche altra robina. Adesso vediamo. Poi sarebbe da raccogliere anche le altre cose, ma insomma, vediamo un po'. Allora... andiamo un po' qua, un'altra pietra, direi che possono bastare. Andiamo qua, e qua sotto gestione ovviamente, siamo qua, estrazione legnaia. Vedete che serve le asce, gli diciamo a Erwina di fare il falegname in estrazione e di procurarci, ecco qua. Allora direi un 30% di tronchi,
un 30% di bastoni, che comunque ci servono sempre, un 15% di questo. Allora, le assi sono comodissime. Vedete che i bastoni può raccoglierle senza. Le assi sono comodissime, senza strumenti. Comunque, strumenti che adesso andiamo a fare assolutissimamente. Andiamo qua, asce, gliene facciamo ben 6. 6 asce di pietra, le mettiamo lì. Così lei ha anche l'attrezzo per picchiare. E vedete il nostro villaggio come sta diventando grande. Una volta fatti i primi edifici, quindi completando il pozzo e il laboratorio, e abbiamo già 3 case, quindi possiamo portare altre persone, tipo agricoltori e altre cose, possiamo già definire le mura, quelle che copriranno l'esterno, che ci proteggeranno. Ora, vorrei anche definire le strade interne e i recinti interni, cosa molto importante. Vorrei, insomma, iniziare a fare cose veramente... Guardate che lavora, guardate, ora qua... Gli mettiamo, per chi non lo sa, ovviamente lo dico, le asce di pietra che servivano. Eccole qua. Fantastico, io mi sono spaccato la testa. Dove sono finito? Sono andato sopra lì, ma va bene. Brava Irwina, che lavori. Poi con lei possiamo fare anche un figlio, ma aspettiamo un po' a farlo. Magari lo facciamo già nella prossima puntata, ma vediamo. Tanto vi faccio vedere il nostro villaggio. Guardate che bello, di fianco al magazzino quello. Cioè, sta proprio bene. Guardate, poi... ci sono da mettere le luci quando ci saranno, eccetera eccetera. Ora scarico l'inventario e via a fare una missione. Prima di fare la missione voglio provare a fare una cosa. Allora mettiamo l'otre sul 7 e il secchio sull'8. Allora sul 7 possiamo ovviamente qua raccogliere l'otre, ma dovremmo farlo anche con il secchio, se non erro. Infatti riempie anche il secchio alla grande. Ora, se noi mettiamo queste cose nella dispensa, dovrebbero essere contate come acqua. È una cosa molto importante, visto che avevamo problemi appunto nel rifornire di acqua ai nostri villagers, i nostri abitanti. Ora, vedete che qua c'è dell'otre, noi mettiamo l'altra otre e il secchio d'acqua da 10. L'altro secchio d'acqua che non possiamo fare qua... possiamo fare nel laboratorio, se non erro. Non so se dobbiamo sbloccarlo, ma lo capirò sicuramente dopo. E ora scarico ancora un'altra pala di legno che non ci interessa. Lance di legno ne faccio qualcuna, una torcia la porto dietro che male non fa, la pozione di sopra il bastone lo porto dietro, tronco, pietra, ok. Il resto ci serve tutto. Andiamo a questo punto a fare la missione di Alwyn. Giustamente dobbiamo andare di là. Tanto lei sta continuando a lavorare, spero che raccolga le altre cose. Le bacche sarebbero da raccogliere, però non abbiamo nessuno, anche perché le bacche, da quello che ho capito, sono finite nell'erborista, nel coso dell'erborista. Però vedremo col tempo. Dove cavolo è Alwyn? Dove cavolo è finito Alwyn? Ma si è aperto il cancello o sbaglio qua? Forse un'impressione. Alwyn, vieni qua. Dove stai andando, Alwyn? Eccolo qua. Ciao, qualche novità? Niente di nuovo, oggi sono molto impegnato, senza contare che il mio otre è bucato e perde, giuro, sembra che la vita lo faccia apposta a rendere il mio lavoro più duro oggi. È davvero un peccato, non puoi semplicemente comprarne uno nuovo? Questa è la mia preferita, ci sono legato. Per te, amico mio, farò finta che non sia disgustoso. Come posso aiutare? A ovest di qui si trova un villaggio con una sartoria, potresti andare lì a parlare... al sarto per riparare il mio otre? Certamente, non sono un problema, tornerò con il tuo otro puzzolente una volta riparato. Molto bene. Allora, dobbiamo andare per fare questa missione qua, ad Enica. Ad Enica, perché dobbiamo andare a riparare qua, ovviamente, l'otre di Alwyn da Matilda. Come ricompensa ci dà 20 semi di cipolla, che non sono male. Sobemir. Amico, tu potresti darmi del concime, che a me serve sempre. Quel concime qua è utilissimo per poi fare il fertilizzante. Qua ci sono le occhette, ma è fantastico, amici, guardate, mucche, occhette. Guardate che belle, guarda, la papera, l'oca, cioè, sono bellissime, gli animali sono bellissimi e... voglio assolutissimamente arrivare ad avere un bel allevamento. Cioè, il nostro villaggio non deve essere... come questo. Deve essere più grosso ancora. Una roba abnorme. Va bene, comunque. Andiamo a vedere questi qua, già che ci siamo.
Ad esempio, Lamberta è interessante, potrebbe fare coppia con l'altro tizio. Lamberta è interessante perché ha agricoltura. Lamberta. Potrebbe esserci già utile lei come agricoltura? Potrebbe esserci già utile la buona Lamberta? O aspettiamo? Per ora aspettiamo, tanto dobbiamo tornare sicuramente. Andiamo ad Elnica velocemente, non passando per le strade ma facendo altre strade, perché magari troviamo qualcosa di interessante. Eccoci qua, arrivati ad Elnica. Ora bisogna trovare la tizia lì, che dovrebbe essere qua da qualche parte. Mamma mia, personaggio sempre senza stamina. Eccola qua, Matilda. Ciao, l'otra del mio amico si è rotta, sto cercando qualcuno che possa ripararlo. Lo posso riparare per quanto ne so. Non sarà particolarmente vicino, ma manca il materiale. Ecco, di cosa hai bisogno? Pelle. Penso che alcuni pezzi andranno bene. Queste foreste sono piene di fauna selvatica. Pensi di riuscirci? Certo! Quanto potrebbe essere difficile prendere della pelle? Caccia del cervo o il cinghiale? Cioè, manco... Cioè, proprio cervo cinghiale. Per recuperare 4 pezzi di pelle. Ok, molto bene. Ora, siamo sempre qua alla caccia, però... Però in realtà qua abbiamo anche un arco. Però credo che ci manchino le frecce dell'arco. Eh sì, frecce mancanti. C'è qualcuno che vende qua le frecce? Tipo, tu cosa vendi? Magari delle frecce? No, tu vendi solo roba da vestire. Va bene. Ciao, buone cose. Tu, Kinga. Kinga, che cacchio vendi? Mangiare, Kinga. Kinga, il mangiare, tante robe buone da mangiare, Kinga, ma niente che mi può essere utile. Ora, Dagobert ne sa e vende roba buona. Vediamo, mostrami la tua merce. Zappe, no, Dagobert vende queste cose qua, che non ci servono, cioè, oddio, ci servirebbero lo stesso perché è roba buona, però non ci servono ora. Goodbye, te lo dico io, goodbye. C'è qualcuno che vende roba in frecce qua, no, Nessuno che vende frecce. Qua invece abbiamo anche qua molto interessanti, soprattutto lui sul fattore caccia agricoltura. E niente, amici, si va come abbiamo fatto l'altra volta. Il bello che sono sempre missioni del cavolo maledette. Poi noi non possiamo fare, ovviamente, non possiamo fabbricare le frecce qua, ma ci serve posto apposta per fare le frecce, che adesso non mi ricordo più come si chiama. E soprattutto ci servono i cervi, la materia prima, i cervi o i cinghiali? Meglio i cervi, perché mi sa che i cinghiali ci ammazzano. Ma soprattutto, dove sono? Allora, vediamo come finisce male con un cinghiale. Peccati sto colpo. Aia, maledetto. Maledetto. Ma mo scappa. Ma mo scappa. Ho visto anche una cassa, tra l'altro. Male cinghiale. Cinghiale maledetto che scappi. Ho visto anche una cassa dietro di noi, Guarda, maledetto colpito e scappa il maledetto. Ora, ma come ha lanciato? Si è arrabbiato forse? Sì, si è arrabbiato. No, non si è arrabbiato. Sta scappando brutalmente il cinghiale. Preso. Muori, è morto. Scuoia. Vai, è un cinghiale, l'abbiamo preso. Tra l'altro c'era una cassa anche lì. Mamma mia. Comunque possiamo colpire il cinghiale. Che anche qua c'è un altro cinghiale. Ma io ho visto una cassa qua. Prima del cinghiale vorrei la cassa. Eccola qua la cassa. Scusi, amico cinghiale, prima la cassa... Ah, forse l'avevamo già trovata, anzi forse. C'è anche un cervo qua. Guarda il cervo! Niente. Neanche preso. Quasi più facile picchiare un cinghiale. Quasi. Ma facciamo una cosa, visto che... qua ci serve un altro di pelle. Quindi via, già... Dai, sto albero. Via, cadere veloce. Cadere veloce, molto velocemente, albero. Signor albero. Via, tronco. Dov'è l'altro tronco? Tronco e tronco, via. Qua, vai, lancia di legna. Una. Va bene. Una è meglio che... a quello lì, guardatelo. Guardatelo. Toh! Preso.
Pure quell'altro si è arrabbiato. Quello scappa. Ok, quello scappa. Prendi sta lancia, forza, eccolo qua. Guardatelo. Ci ha aspettato, un segno di sfida. No! Ci sta seguendo un altro, mi sa. O ci stava. Oh, bello sapersi. Io sento un altro, è minaccioso. Scuoia subito prima che arriva l'altro. Dai, veloce a scuoiarlo però. Oh, la grande, via. Torniamo subito indietro. Mamma mia, che rischio. Un altro cinghiale, via subito. I cinghiali non siamo più amici loro per un po', mi sa. I cinghiali sono abbastanza cattivelli. Non ho più... Ma vuoi dire che ho finito? Sì, l'ho finito tutte. Abilità però. Abbiamo punti da spendere per la sopravvivenza. Fegato d'acciaio. Istinto di sopravvivenza. Cioè abbiamo insensibile. Allora, sobrio. Danzatore qua. Atleta. Io andrei su atleta. O solido come una roccia. Andrei su atleta. Visto che abbiamo sempre il problema della stamina. Non c'è più il pimpiripipi. La musichetta però. C'è solo qualcosa. Sarà buggato un attimo il gioco. Fa niente. Torniamo indietro. Mettiamo la torcia sempre. Importante, andiamo a completare questa missione. Un po' di energia ci ha tolto, ma nulla di grave, nulla di così grave. Allora, vai. Dov'è che sei? Sempre lì, cioè io vado in giro a cacciare e tu sei qui. Vai. Missione compiuta, ecco le palle richieste. Deve essere stato proprio un duro lavoro, è proprio un caro amico, vero? Mi piace aiutare le persone bisognose. Lotra appartiene ad Alwin, un contadino di un villaggio vicino ad Est qui. Oh, lo conosco, un bravo ragazzo, ecco a te Lotra, come nuovo. Porta i miei saluti ad Alwin. Matilde e Alwin. Lo farò, grazie per l'aiuto. Ok, alla grande. Tra l'altro puzziamo da fare schifo. Però a questo punto io non è per sfiducia. Mi tiro giù un albero qua. Faccio giusto un po' di asce. Sì, di asce, di lance. Ciao Amon. E poi andiamo subitissimo nel nostro villaggio. Facciamo una cosa e completiamo la missione anche di Alwin. Facciamo delle belle cose, insomma. Oh, altro giorno! Guardate qua, Erwina. Che bella che è Erwina. Guardate che bella che è Erwina. Cioè, fantastico, Erwina. Però bisogna andare a lavorare. Allora, diamo un occhio agli alberelli, veloce. Frutteto. I susini stanno andando bene. Come stanno andando bene il pero, il ciliegio. E il melo. Sta andando tutto bene. Da questa parte qua mi avete detto e Yamon usa anche il falcetto di pietra che non ho. Per cui usiamo il falcetto di rame. Perché allora questi non danno più niente. Bisogna spaccarli ancora e riseminarli. Questi se non erro basta fare così. Sì, e ci dà del lino, vedete? Ora io non so poi se va rifatto, ma presumo di sì, vedete? Non fertilizzato. Comunque fondamentalmente... Possiamo sfalciare e ci dà lino. Vediamo quanto lino ci dà per un campetto piccolo. Pensate quando il campetto sarà grosso tutto. La stamina va giù che è un piacere. Andiamo a vedere e scopriamo che abbiamo lino per 30. Sti cavoli. E non è poco lino per 30. Assolutissimamente, perché lino per 30 non è male. Ok, vedete che può essere usato per produrre semi di lino e gambi di lino nell'aia, nel fienile, cioè forse qua. Sì, vedete che qua possiamo fare il grano di segale, ma soprattutto il seme di lino. Ed è proprio il seme di lino che voglio fare. Sbattiamo così, facciamo il seme di lino. Perché? Perché adesso voglio piantare il lino, cioè... fare in modo di avere tanti semi di lino per riempire il campo, per averne un po'. E poi vediamo. E già qua, buona roba. E questo non l'avevamo mai fatto nella scorsa serie. Vedete che ogni puntata metto qualcosa di nuovo, facciamo qualcosa di nuovo. Insomma, andiamo avanti. La storia della tizia l'ubriaca la facciamo nella prossima puntata. Ok, alla grande. Ora, se noi andiamo qua... Qua possiamo scaricare che cosa? Il gambo di lino, che è usato come il seme di lino e il gambo di lino. Ciao, seme di lino, lo sappiamo, il gambo di lino. Può essere usato per produrre filo di lino, cosa che ci interessa. Concime, lo mettiamo qua, col concime possiamo poi fare il fertilizzante. Abbiamo anche il marciume, abbiamo i semi, abbiamo un sacco di cose. Tra l'altro,
potremmo piantare, se non erro, ancora il cavolo e ancora la cipolla. Ora, a questo punto ci serve però qualcuno che lavori, e ci serve tanto, ma tanto, ma tanto, ma tanto di che cosa? Ovviamente di marciume. Cioè, serve veramente uno strafottio. Allora, falcetto di rame lo metto qua. Poi faremo quelli di pietra e quant'altro. Ora ci dirigiamo assolutissimamente verso qua, Gostovia, per la missione o le missioni, perché ce n'è un'altra e magari la facciamo, non sarebbe male. Guardiamo un attimo, prima di tutto, gestione. Andiamo qua, anzi no, qua, e andiamo a vedere come la legnaia ci stia producendo 2 di tronchi, 9 di bastoni, cioè lei non è il massimo a lavorare, però sta lavorando, non male. Questo è quanto, ovviamente lei non è il massimo a lavorare, sappiamo che non è uno dei suoi livelli, lei l'ho presa più che altro perché era una tipa carina e poi per far riprodurre, diciamo, per avere un bimbo con lei. Però vediamo, magari la scopriamo su altri lavori, non male. Abbiamo trovato una molto interessante invece a lavorare, bisogna fare le frecce di pietra, le frecce, insomma, bisogna fare un sacco di cose, amici, veramente tantissime. Allora, Alwin dovrebbe essere qua. Sei qua, Alwin? Dove cavolo sei, Alwin? 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 Quello è Uniegost. Alwin, forse dietro. È sempre senza stamina sto personaggio, mamma mia. E qua Alwin. Che lo sei, Alwin? Sempre vigore basso. Ah, allora, Alwin, dove sei? Dov'è Alwin? Sparito Alwin, ma dov'è? Queste sono cicorie, vedete? Molto utili dopo saranno le cicorie per le varie pozioni e quant'altro. Le sto raccogliendo perché se vanno male va bene, tanto fa marciume e marciume ci serve. Però se invece vanno bene, magari... Alwin, dov'è Alwin? Dov'è? È andato sopra, cioè era là, è andato sopra di qua. C'è l'indicatore, però non riesco mai a farci caso. Non so perché, è più forte di me. Oh, Alwin dovrebbe essere sopra qua da qualche parte. Guardate le occhette, che belle. Alwin? Alwin? Sei di qui? Eccolo lì, Alwin. Guardate qua, Alwin. Alwin! Sono tornato e porto buone nuove, il lavoro fatto, ecco, ciao, grazie, questo mi aiuterà molto, ho dei semi di cipolla, ecco, forse ne farei buon uso, grazie. Non hai molti problemi con quella richiesta, vero? Vediamo, la tessitrice non aveva pelle per riparare l'otre, ho quindi dovuto cacciare qualche animale selvatico per rifornire, nessun problema. Quindi puoi creare attrezzi e cacciare, sei veramente fantastico. Mia madre era sempre capace con un arco e una lancia, era sempre capace, mi portava a caccia fino a... vabbè. Ti invidio, mio padre mi ha solo insegnato a lavorare ai campi. Ricorda che alla fine tu sei colui che delinea il proprio destino. Sì, ha senso. E ora me ne vado, alla prossima volta. Ok, non c'è il tun 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 tun, non so perché, ma va bene uguale. Qua ci dovrebbe essere, tra l'altro, un'altra missione. Sono anche le margherite da raccogliere, eh. Tutto ha senso in questo gioco, tutto ha senso. Ora, altra missione. Beh, innanzitutto qua ad Adelina qui, visto che è qua... Sì, Adelina. Sì, va bene, Adelina, quello che vuoi. Ti comprati questi 5 qua. Tra l'altro abbiamo 3300 cocuzze. Vedete che la margherita, 2 di salute. Non male. E la piantagine più 2 di salute. Poi ovviamente è anche qua, consumo minore cibo. Ovviamente poi rapportato a fare le medicine o comunque le pozioni è molto più utile come cosa. Ora, da qualche parte qua, eccola qua. Qua c'è un'altra tizia che ha bisogno di noi. Eccola, e lei? Ancora, non mi chiedere di cacciare perché non lo faccio. Vuoi aiutarmi con una missione? Di cosa si tratta? Mi sono impegnata a creare dei pantaloni per la gente del paese, ma ho finito gli ingredienti, ti ricompenserò naturalmente. Certo, perché no? Ho un po' di tempo libero. Benissimo. Allora, adesso vediamo come dobbiamo... Vecchi stracci, dobbiamo spedire della pelle. Ok, guarda caso devo tornare di là da me. Però, adesso che siamo qua... Tu che hai 3 di agricoltura. Lamberta. Lamberta, sto creando un nuovo insediamento. Benissimo. Lamberta presa. Ora, Lamberta. Ci prendiamo anche lei. Dove la mettiamo? La mettiamo nella casa piccola. Assieme a lui.
Direi. Si incacchierà? Direi di no. Spero di no. Sinceramente non lo so, ma spero di no. Ora, Lamberta arriverà lì. Mi piace che, comunque, guardate, rispetto alla prima serie, vecchio aggiornamento, lei va veramente verso il nostro villaggio. Cioè, andavano anche prima, però si vedevano punti, punto, 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 punto. Invece adesso fanno proprio la strada, guardate. Cioè, se noi ci andiamo dietro, va direttamente lì, fa proprio la strada. È una cosa eccezionale. Ebbene, sapete che raccolgo le bacche, no? Quando capita. Guardate, vi faccio vedere. Ho ben 574 di marciume. Cioè, capite a me. 574 di marciume. Ok. Allora, situation. Situation, la tizia lì sta arrivando. Cosa gli faccio? Forse là, guardate. Se là che sta arrivando. Allora, cosa gli facciamo fare? Io direi gestione di Lamberta assolutissimamente nei campi. Cioè, ma tutta la vita. Pienile. Zappa, borsa. Ah, ok, qua c'è il problema. La zappa no. Il problema della borsa abbiamo. Che possiamo fare la borsa semplice. Però serve 3 di pelle che abbiamo. Proviamo a farla, giusto per capire un po' la situazione. Bisognerebbe fare il laboratorio anche. Comunque, allora, qua ne abbiamo 2 qua, una qua, che non è male. E per iniziare non è male. Abbiamo della pelle, sicuramente sì. Ne prendiamo un po'. Ok, andiamo qua. Borsa semplice. Ok, ne facciamo ben 8. Facciamole con questa borsa di pelle, cioè con questa pelle qua, borsa di pelle, con questa pelle qua facciamo borsa semplice. Poi mettiamo la borsa lì e abbiamo quello. Il falcetto l'abbiamo messo, la zappa possiamo farla e lei diciamo che è a posto con gli strumenti. Dobbiamo dirgli cosa fare dopo, che è l'altra cosa. Non male. Allora, ok. Tra l'altro spedire ad Amroca la pelle... Vecchi stracci per la missione lì, possiamo già quasi quasi farlo in questa puntata con un po' di pelle. Abbiamo ancora un po' di pelle. Ok, guardate, è arrivata e si mette lì perché non c'è un centro villaggio, una locanda, però appena la facciamo alla grande. Allora, questo ce l'abbiamo, perfetto, borsa semplice, buttiamo dentro 10, ne buttiamo dentro una di queste e ci sono. Ora bisogna fare la zappa che è qua da qualche parte, eccola qua, serve tronchi, tronchi e bastoni. Allora, tronchi che la tizia lì dovrebbe, nostra moglie, Erwina, dovrebbe aver raccolto un po'. Non credo tanti, però un po' di tronchi li abbiamo, sì. Perfetto, facciamo anche la zappa, ne riusciamo a fare 9, ne facciamo 9, così... ha tutti gli attrezzi per poter andare avanti. 9 di questo più gli diciamo di iniziare a fare qualcosa nei campi e poi andiamo a terminare la missione con questo spedire ad Amroca la pelle. Terminiamo anche questa missione. In questa puntata abbiamo fatto veramente un sacco di cose, come in tutte le puntate tra l'altro. È una quarantina di minuti, cioè per voi che vedete il video in realtà io di più, però è un gioco che non mi pesa perché è proprio veramente bello, cioè si possono fare tante cose, non sei dipendente di una cosa, cioè molto bello. Ok, allora, gestione. Allora, gli diciamo il fienile qua, zappa, borsa, falcetto, falce, abbiamo tutto, gli assegniamo la nostra Lamberta, vai. Ok, come io direi contadino. E come contadino... gli diciamo di fare fertilizzante con il marciume 20%, no, facciamo 10%, non è che ne abbiamo tantissimo. Fertilizzante col concime 10%, nessun lavoratore, ah, forse questo è per l'altro. Ok, seme di lino, sì, forse possiamo farglielo fare, possiamo fargli fare qualcosa a sto lavoratore o no? Lavorerà da qualche parte o no? Allora vediamo un attimo, perché qua bloccato, qua non ce lo fa fare. Grano di segale, ok, intonaco non ce lo fa. Questo ha detto al fienile. Ok, ma quindi lavori o no? Cambiato qualcosa?
Lavoratori impiegati qui possono coltu. Beh, colture ne abbiamo, ragazza. Qua il lino puoi piantarlo, Campo di lino, amica. Cioè, qua si può mettere. Campo di lino. Ah, forse qua gli devo dire che è un campo di lino. Giustamente devo dirgli il campo di lino, se no col cavolo e anche cavoli, tra l'altro. Quindi apriamo il dettaglio. Qua gli mettiamo H, modifica campo, gestisce assegnamento, cambia tipo di pianta, lino. Ok, lino, 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 tutto lino qua. A parte che qua c'era già, ma va bene, accettiamo. Qua, cavolo, qua non c'è niente. Quindi gestiamo anche qua. No, qua in realtà c'è, infatti, cambio tipo di pianta, cavolo, 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 cavolo. In teoria dovremmo averlo o no? Allora, ogni tanto mi perdo, sinceramente. Non perché sia difficile, ma perché tipo, qua, dov'è? Dov'è il... Ah, però, no, giusto, dov'è il cavolo? Come faccio a dirgli fai il cavolo? La tizia lì adesso arriverà qua. Ma farà qualcosa? Non ne idea. Controlliamo tra un po' e andiamo a finire la missione. Oh, eccoci qua e finiamo questa missione, questa puntata e poi capiremo. Dov'è dentro qua? No. Cavolo, è la tizia, ma perché non le trovo mai? Dov'è l'indicatore? Qua dentro, giustamente qua dentro a lavorare, non come i nostri. Eccolo qua. Oh, rilassati, ho tutto qui come promesso. Vai, alla grande, ci dà filo di lino e moneta. Non male, un bel po' di reputazione. Ora, allora, per questa puntata è tutto. Nella prossima puntata andiamo avanti con questa. Andiamo avanti con questa. Halloween. Dobbiamo aspettare fino a domani, quindi in realtà possiamo andare avanti con tutte e tre le mappe. Sì, le mappe, ciao, tutte e tre le missioni. E quindi fare un'ottima altra puntata all'insegna di missioni e costruzione e di survival. C'è tutto, di caccia, di tutto c'è. Detto questo, amici, andiamo a vedere prima di salutarci. La tizia lì 8%. L'umore è buono rispetto all'altra serie. Il problema è, stanno facendo qualcosa? Qua il fienile dice che qualcosa stanno facendo. La zappa ha perso durevolezza, quindi credo che la tizia lì stia zappando, almeno. Poi che non stia piantando niente è un altro discorso, però almeno sta zappando. Non so se le altre culture magari sono in automatico, nel senso che non c'è bisogno di dirglielo, ma lo fanno lo stesso. Quelle che gli dici è un più. Non lo so. Scrivetemelo nei commenti, come sempre voi mi aiutate con i commenti e io vado avanti grazie ai vostri commenti importantissimi, mi raccomando ai vostri mi piace per cui supportate il canale. Da Amoruso è tutto e ci vediamo al prossimo fottuto video. Ciao a tutti!